La Rai pianifica il ritorno in palinsesto di Reazione a Catena, prenderà il posto dell'Eredità. È polemica sul promo della nuova stagione. Potrebbe non partire sotto una buona stella l'avventura di Pinno in segno al timone di Reazione a Catena. Il conduttore è alla prova del 9 dopo il chiacchieratissimo flop del game show di Rai 2 Mercante in Fiera. I telespettatori ben ricorderanno che avrebbe dovuto guidare la nuova edizione dell'Eredità, salvo poi cedere il timone al collega Marco Liorni. La Rai a gennaio, intimorita dagli ascolti disastrosi, ha preferito puntare su di lui per sostituire Flavio Insinna. Nel frattempo, a far discutere proprio il promo della prossima stagione della trasmissione che per diverso tempo è stata presentata con successo proprio dagli Orni. Non sono mancate le frecciatine da parte di Insegno, che nel breve video che sta andando in onda sulle reti di Viale Mazzini, ha mostrato tutto il proprio risentimento nei confronti dell'azienda, dopo la decisione presa qualche mese fa che lo ha coinvolto in prima persona. Reazione a Catena. Dopo il promo e bufera su Pino Insegno, poteva risparmiarselo. Un altro programma destinato a fallire, io l'amichetto della Meloni non lo guarderò mai, la battuta nello spot poteva risparmiarsela e sono solo alcuni dei commenti apparsi su X, ex Twitter, in risposta al video promozionale lanciato dalla Rai per presentare la prossima stagione di Reazione a Catena. Nel mirino delle critiche il conduttore Pino Insegno, che sarà al timone tra diverse settimane, per lui non esattamente un esordio visto che è stato già padrone di casa dal 2010 al 2013. Dovrà attendere comunque fino a fine giugno, anche perché la Rai ha deciso di prolungare l'avventura di Marco Liorni alla guida dell'Eredità, considerando anche come il presentatore stia facendo letteralmente incetta di ascolti. Secondo le indiscrezioni che stanno trapelando in questi giorni, dietro la decisione dell'emittente ci sarebbe il timore che si possa ripetere il flop di Mercante in Fiera, per questo motivo i vertici starebbero temporeggiando il più possibile. La frecciatina lanciata da Insegno nello spazio pubblicitario intanto lascia spazio a poche interpretazioni, pare che l'ascia di guerra non sia stata ancora seppellita, io voglio fare il conduttore, l'ho già fatto e. Dura la reazione dei telespettatori, che non si sarebbero di certo aspettati un'uscita del genere da parte sua.